Nella Milano, capitale mondiale del design, l'esplorazione del genio creativo si spinge in territori inaspettati, apre un varco nei confini dello spirito, attraverso uno degli oggetti più cari alla tradizione e alla pratica devozionale, il rosario. Eccolo, come non l'avete mai visto. I grani sono queste linee, praticamente, che si vedono, sono le decine, e si accende e questo sciogliendosi dà il ritmo del rosario. Di cera ma anche di cemento, come un bracciale in resina, una tessera, la corona del rosario per collegarsi con l'iPod o da indossare a mo' di collana. Rosario enorme o sottilissimo, persino fatto di pane. È bellissimo, non avrei capito che era un rosario. Bello questo accostamento, il pane che è un alimento quotidiano. Con il rosario, con la recita del rosario che cibo per il corpo e per l'anima, esatto. Una sfida lanciata da 3 architetti veneziani e 25 creativi, reinterpretare fra simbolismo, tradizione e funzione, nel rispetto stretto dell'oggetto che va ben oltre la forma, medicina dello spirito. Si tratta di una medicina spirituale chiamata misericordina. C'è una corona del rosario con la quale si può pregare anche la coronina della misericordia. Aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere ovunque l'amore, il perdono e la fraternità. Lei, mentre lo faceva, ci pensava. Sì, diciamo che abbiamo studiato. Una sfida anche per chi ha deciso di proporre Ave Amen, il design dello spirito, una libreria di ispirazione cattolica nel cuore di Milano, a 2 passi dall'Università Statale, in questi giorni sede di straordinarie installazioni. Era una scelta legata all'anno e in qualche modo una sfida che una libreria ama fare. I vostri clienti sono dei clienti però abbastanza tradizionali, di gusti tradizionali. Quando entrano e guardano cosa dicono? Notiamo il silenzio. Questo è pratica, questo qua. Questa è pratica? Sì. Anche questo, come arte, sì.